prima città ideale d'Europa, all'interno di una cultura umanistica che vuole proporre nuovi spazi per l'uomo, non semplicemente in una dimensione di monumenti, ma in quello di un organico progetto urbanistico dove gli uomini possano vivere degnamente, Castiglione Olona è il frutto del geniale progetto di un grande personaggio, protagonista della storia della Chiesa e di tutta la civiltà europea del 400, il cardinale Branda Castiglione. Protagonista dei grandi concili con cui si apre il secolo, personaggio spesso utilizzato come ambasciatore in giro per l'Europa e specialmente nel Sacro Romano Impero e in Ungheria, il cardinale Branda pensa a un progetto unitario. Non, come si diceva qualche decennio fa, un'isola toscana in Lombardia, ma qualcosa di molto più ambizioso, un punto di unità tra il meglio dell'arte europea. Ecco perché artisti toscani, ma anche veneti, ma lombardi, boemi, ungheresi, tedeschi, francesi, vengono chiamati a collaborare nella realizzazione di un insieme che non ha eguali. La parte bassa del borgo è dominata dalla Chiesa del Corpo di Cristo, detta Chiesa di Villa, con le sue statue lombardo-friulane, con la sua struttura toscana, con le sue statue senesi all'interno, ma anche dal palazzo del cardinale Branda, palazzo dove Masolino da Panicale affresca meravigliose opere con una rappresentazione ideale, forse, dell'Ungheria amata dal cardinale Branda. E il vicino Palazzo dei Nipoti rientra nella stessa logica di aulica dimora umanistica. Sul colle dell'antico castello si trovano i due edifici più importanti: la collegiata, costruita con un modello franco-tedesco ma decorata dagli affreschi del fiorentino Masolino da Panicale, ma anche del veneto Paolo Schiavo e del senese Vecchietta, raffigura un vasto ciclo di storie della Vergine. Mentre il cosiddetto Battistero, nato in realtà come Cappella Palatina dedicata a San Giovanni il Battista, contiene il capolavoro di Masolino, il vasto ciclo di storie di San Giovanni il Battista. Mentre il museo custodisce pezzi preziosi, comprese le splendide oreficerie che il cardinale Branda dona alle sue chiese predilette. In questa logica è meno leggibile l'altra collina, la collina di Monguzzo, il cui castello è stato fatto oggetto di un radicale restauro e rifacimento nel tardo XIX secolo, ma ai piedi della quale sorge un importante edificio quattrocentesco, la Corte del Doro, oggi adibito a Museo della Plastica e quindi Museo di Arte Contemporanea, a che testimonia nella sua edilizia e nei resti dei suoi affreschi una splendida civiltà, quella appunto di una Castiglione Olona amata dal cardinale Branda come prima e sintetica città ideale. Pienza, Sabbioneta, Palmanova, verrà tutto dopo su questo grande paradigma. E quando Morazzone affrescherà la vicina chiesa della Madonna in Campagna, ormai nel 600, completerà un'opera già grandiosa.